Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. Oggi parleremo di audio racconti ed audiolibri in modo pratico ed operativo. Dunque, è inutile ragionare di audio racconti, audiolibri, audiobook, podcast di racconti di fantascienza, podcast di libri di fantascienza, se prima non si è fruito la playlist Introduzione gratuita alla scrittura creativa. Perché se non si sa cosa sia un plot di pensieri, plot di azione, plot di personaggi e non si sa gestire l'infodump, è inutile stare a ragionare a vuoto di podcasting. Dunque, iniziamo a bomba. Gli audio racconti o audiolibri non sono libri. Punto. Fine della discussione. È veramente banale discuterne. Un dizionario definisce un libro come un oggetto di carta che si legge. Un libro digitale, un PDF ed EPUB, ancorché in formato digitale, può essere convertito in PDF ottimamente in carta, un po' meno un EPUB in versione cartaceo, ma in ogni caso i libri digitali vanno letti. Anche i post di un blog che contengono ad esempio capitoli di un libro sono, diciamo, contenuti da leggere e quindi sono di fatto assimilabili ai PDF, EPUB o quindi libri di carta. Quindi per esteso ogni diavoleria tecnologica digitale che passa dalla lettura è un oggetto assimilabile ad un libro. Podcast, ossia gli audio racconti oppure gli audiolibri, non si leggono, si ascoltano. Cosa banale dire che gli audio racconti ed audiolibri non sono libri, ancorché abbiano il prefisso audio. Ecco, altra cosa è discutere invece se sia utile produrre un racconto o un libro in formato podcast. Oggi parleremo di queste tecniche anche alla luce delle questioni di SEO. Una volta Google metteva nella SERP contenuti organici. C'erano e ci sono query navigazionali, query informative e query transazionali. Le query informative e transazionali sono commerciali e gli oggetti di sponsor e pubblicità su cui appunto Google guadagna. Sempre più query navigazionali sono diventate commerciali, per cui oggi come oggi in SERP di Google trovare in prima pagina dei contenuti organici di tipo navigazionale è cosa sempre più rara e per avere visibilità occorrono sempre più porte SEO, specie se non si guadagna dall'attività online e quindi non si ha nessunissima intenzione di gettare denari dalla finestra per finanziare Google. Quindi alla domanda, è utile fare audio racconti di fantascienza? Sì, è utile produrre audiolibri o audioracconti e piazzarli in YouTube, perché in YouTube ci sono tantissime persone che non leggono, perché hanno rimosso il consumo di libri e hanno rimosso il consumo di riviste e preferiscono stare su YouTube a divertirsi. La versione podcast del racconto di fantascienza può acchiappare sia la gente che non legge di fantascienza, ma che potrebbe iniziare a consumare podcast proprio perché è pigra, gente pigra che non vuol leggere, oppure semplicemente perché è gente che non ha tempo di leggere ma magari mentre corre o fa ginnastica, ecco, potrebbe gradire ascoltare podcast di fantascienza. L'audio racconto di fantascienza quindi potrebbe persino acchiappare in minima fetta anche un'utenza di giovani italiani che consumano YouTube, ma questa fetta di gente ha anche gravi problemi a mantenere l'attenzione. Tuttavia, magari iniziando a fruire audio racconti di fantascienza, mantenendo l'attenzione, potrebbero migliorare le proprie facoltà cognitive. Andiamo con ordine. È utile convertire in podcast un racconto di fantascienza già tradotto dall'inglese e trasformato in una serie di post a puntate per un blog, che poi questi, diciamo, le puntate del blog e quindi post del blog si trasformano in PDF. Ecco sì, moltiplicando i contenuti da una traduzione di un racconto si produce una serie di post per un blog, poi si produce un PDF che ha la dignità di un libro digitale, poi si produce un audio racconto di fantascienza, poi per stratificazione appunto di audio, libri,
audio racconti, pardon, di fantascienza, si produce una playlist di contenuti di fantascienza. Poi si possono usare i racconti come esempi di scrittura creativa e produrre altri post sulla progettazione narrativa degli autori. Infine si possono creare altri podcast dai post appunto di progettazione narrativa, nonché dalla playlist di audiobook di fantascienza si possono classificare praticamente in altro genere a seconda del brand per autore e anche per genere, moltiplicando quindi le playlist e mescolando i contenuti. Ecco, da un racconto quindi si producono per moltiplicazione dei contenuti dai 7 agli 8 diversi contenuti, tutti contenuti di qualità. Chi a tempo frequenta il blog in modo assiduo può fruire a puntate di racconti di fantascienza, così come una volta sulle Pulp Mag si proponeva racconti di fantascienza a puntate. Ora, all'epoca, su Amazing Stories e quant'altro sulle altre Pulp Mag, la lunghezza era spropositata dei racconti, tanto che i racconti di ieri oggi sarebbero libri. Questo accadeva perché all'epoca c'erano pochi gadget che competevano per il tempo libero, per cui a parte radio, giornali, magazine e libri c'era poco altro. Oggi con televisione via cavo, televisione via satellite, televisione via internet in streaming, videogiochi, social network, ecco, lo spazio della lettura è compresso, quasi nessuno legge, quindi un racconto a puntate deve avere una lunghezza più corta rispetto alle puntate dei racconti che un tempo erano pubblicate sulle Pulp Mags, proprio perché nel XXI secolo tutto è diventato veloce e tutto deve essere compresso. Un PDF che contenga tutto il racconto a puntate è un racconto che in PDF però acquista la dignità di un libro che può essere già letto perché è corto, un libro gratuito in PDF in copyleft che può addirittura essere collezionato per avere un'intera collana o saga. Dal racconto in PDF si può appunto trasformarlo in podcast leggendolo e mettendoci un gradevole sottofondo audio con una cover che inevitabilmente dimostri che è un audio racconto, ossia con un'immagine fissa, per non distogliere l'attenzione dell'ascoltatore con immagini in movimento. Per stratificazione gli audio racconti generano una playlist, i contenuti appati possono generare altre playlist perché si può classificare i contenuti digitali per brand della testata, per autore, ma anche per genere, ad esempio. Poi si possono usare i racconti per studiare la progettazione narrativa dei grandi autori di fantascienza e quindi dal commento sul blog si può creare altri podcast per un corso di scrittura creativa avanzato. Voilà! Ok, adesso andiamo praticamente al sodo. Come deve essere un audio racconto di fantascienza? Vi invito a fruire il podcast Sintesi delle norme per la redazione di un testo radiofonico di Gadda. Il link del podcast lo trovate in descrizione. Quanto stabilito dal podcast in questione, che detta le regole ragionevolmente rigide del formato del podcast, al fine di agevolarne la fruizione per gli ascoltatori. Ecco, sono a mio avviso fondamentali linee guida da applicare in modo tendenzialmente stabile anche appunto agli audio racconti di fantascienza. In particolar modo è importante a mio avviso la questione della durata del podcast, che non può superare i 15 minuti oppure tendenzialmente intorno al valore medio dei 15 minuti. Ecco, un podcast di 3 ore oppure di 6 ore con una lettura totale ed esaustiva di un'opera è un delirio di podcast che nessuno a mio avviso ascolterà mai, perché nessuno ha 3 ore o 6 ore da dedicare ad internet, perché anche se c'è il minutaggio un'unica voce narrante soporifera vi farà addormentare, ancorché con un sottofondo audio gradevole, perché ai fini SEO più files ottimizzati sono meglio di un unico file troppo lungo che nessuno ascolterà, ma che per essere pompato in SERP, ecco, dovrete per forza pagare YouTube, altrimenti ci siamo capiti. Quindi sottofondi audio gradevoli non più di 15 minuti di durata circa, con una cover efficace e gradevole, sono elementi indispensabili quanto la divisione in sequenze del racconto, magari seguendo la logica del cliffhanger o del flashback per spezzare la favola. Tutti elementi essenziali per un audio racconto di fantascienza trasformato in podcast,
tramite la lettura del vostro PDF che andrete a condividere nella licenza Creative Commons che più vi aggraderà. Chi fruisce Audio Racconti potrebbe iniziare a fruire i PDF perché i racconti sono corti, ma i PDF dentro i racconti di fantascienza acquisiscono la dignità di un libro, potrebbero far ritornare a leggere appunto una fetta di gente che ha rimosso la lettura, perché appunto i PDF sono ottimizzati per gente che non è avvezza a leggere. È altresì vero che chi legge racconti in PDF potrebbe anche decidere di rimuovere il consumo di lettura dei PDF per andare a fruire gli audioracconti. I podcast sono pratici e comodi, possono essere fruiti mentre si fa altro e permettono di risparmiare appunto del tempo. Tempo risparmiato, diciamo, dalla lettura dei racconti che lo si potrebbe utilizzare in altro modo, per leggere un altro racconto, oppure per leggere un libro, oppure per fare altro. Quindi, se a mio avviso tra audio racconti e PDF l'elasticità incrociata delle abitudini di consumo è sia positiva che negativa per certi tipi di segmenti di utenza, che appunto questo dipende dalle abitudini personali di lettura. Però a livello aggregato, ecco, non saprei dirvi se il saldo dell'elasticità incrociata tra PDF ed audio racconti è positiva o negativa. Ma tanto a voi, autori, che producete contenuti in Creative Commons non frega un cazzo, perché l'importanza è che l'utenza, ecco, decida di fruirvi o in PDF o in podcast o in post sul blog. La questione degli audiolibri è decisamente più complicata, ma indubbiamente gli audiolibri possono allargare il mercato aiutandovi a contattare utenti. Chi fruisce audiolibri certo non compra PDF ed EPUB e non compra cartaceo. Chi compra PDF ed EPUB potrebbe passare agli audiolibri per una sorta di praticità, dato che l'utente può fruire l'opera facendo anche altro, quindi liberando il tempo della lettura per fare altro, ad esempio leggere un altro libro oppure fare proprio altro. Compra PDF ed EPUB passa dalla lettura e, come è accaduto in USA da molto tempo, ecco, i consumatori americani sono passati dalla carta al PDF all'EPUB perché comprare e scaricare tali prodotti è pratico, con un clic si ottiene subito il bene da leggere, mentre il libro cartaceo va spedito, oppure dovete andare in libreria a cercarlo o eventualmente prenotarlo, comprarlo, poi vi deve arrivare. Oppure se andate in appunto in biblioteca lo dovete noleggiare, lo dovete cercare, a volte lo dovete attendere, quindi di conseguenza la lettura è ritardata. Diciamo, si passa di più ad un click con acquisti di impulso che immediatamente vi porta, diciamo, l'informazione libro in una versione EPUB o PDF immediatamente disponibile sulla scrivania, che può essere automaticamente, diciamo, iniziata a leggere la lettura, a differenza di un libro che va cartaceo, che va spedito, c'è un tempo, una latenza, per quanto breve, diciamo, praticamente del tempo di consegna di un acquisto fatto per corrispondenza, a differenza di un trasferimento telematico di un acquisto per corrispondenza, che però si sublima in un acquisto istantaneo. Quindi audiolibri tutti interi in un mega file da 2 ore o 6 ore o 8 ore o 12 ore? Ecco, un grossissimo file MP3 ha il vantaggio di essere compatto, ma è anche pesante da scaricare, e non è detto che il server che lo distribuisce sia veloce tanto quanto è YouTube. C'è poi una serie di ragioni di format che motivano perché un audiolibro in audiobook non deve essere in un unico file da un'ora o 6 ore o più di lettura. Vi invito a fruire il podcast Sintesi delle norme per la redazione di un testo radiofonico di Carlo Emilio Gadda, il link del podcast lo trovate in descrizione. È vero che la voce è un elemento comune delle trasmissioni radio, che oggi non ascolta quasi più nessuno, quanto la voce è elemento dominante ed importante dei podcast che si declinano in trasmissioni audio, oppure in trasmissioni audiovisive, oppure in podcast che si declinano in audio racconti ed audiolibri. Per questa ragione, a mio avviso, un audiolibro soggiace alla stessa regola che appunto la RAI con Carlo Emilio Gadda aveva trovato. Un audiolibro di fantascienza quindi può essere declinato al meglio in YouTube solo in una playlist, con la suddivisione del libro in capitoli che si trasformano in episodi, ossia audio racconti, che possono essere fruiti a puntate dall'utente, semplicemente scalando nell'ascolto del file della playlist ed adattando la fruizione della playlist alle proprie necessità di tempo limitato che può dedicare alla fruizione di una playlist con un audiolibro.
ricordando appunto che è facile interrompere la lettura, quindi in questo modo diciamo l'ascolto, la narrazione dell'audiolibro segmentato appunto per capitoli, quindi per episodio, ossia per puntate. Un audiolibro composto banalmente da audioracconti a puntate, quindi per capitoli, che seguono le stesse norme del format che vi ho già raccontato, che se volete potete espandere in dettaglio con consigli pratici ed operativi. Ecco, potete andare a fruire il podcast che vi invito a darci un'occhiata, sintesi delle norme per la redazione di un testo radiofonico di Carlo Emilio Gadda, il link del podcast lo trovate in descrizione. Questa puntatona è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.